Sono attese per le prossime settimane le relazioni del pool dei 9 super esperti nominati dalla procura all'indomani della strage degli anziani, ospiti all'interno delle case di riposo lombarde. I tecnici dovranno valutare la correttezza dell'operativo di medici e dirigenti sanitari e in alcuni casi capire se la morte dei pazienti sia imputabile al Covid. Dovranno fare luce sui 700 decessi di mamme, papà, nonne e zii ricoverati nell'RSA, in alcuni casi solo per terapie di riabilitazione, che sono stati contagiati dal Covid e sono morti in pochi giorni. 700 morti contati fino ad aprile, stando ai numeri ufficiali, in 15 RSA finite sotto l'occhio della procura, ma il sospetto è che i morti siano molti di più, perché sarà difficile stabilire numeri precisi quando al picco della diffusione non si potevano fare autopsie ed era quasi impossibile un ricovero in un ospedale. Parallelamente all'attesa delle relazioni, la procura ha annunciato la proroga delle indagini di altri 6 mesi. Anche gli investigatori della Guardia di Finanza stanno effettuando una ricostruzione analitica dei documenti sequestrati in perquisizioni e acquisizioni per mettere in fila ed analizzare le delibere regionali, le comunicazioni con l'ATS e le disposizioni impartite da quest'ultima alle singole case di riposo e per verificare come queste siano state recepite dall'RSA. Uno dei tanti fronti delle indagini è quello che riguarda il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione, anche perché nelle varie denunce di operatori e sindacalisti è stato indicato che in alcuni casi gli stessi responsabili o vertici delle strutture avrebbero dato disposizioni di non usare le mascherine, a volte anche minacciando gli infermieri. Gli investigatori dovranno accertare anche quali erano le disposizioni nazionali e regionali sull'uso di tutte le mascherine nelle prime fasi dell'emergenza, le più critiche, tenendo conto che le RSA non sono strutture sanitarie ma sociosanitarie, e vedere pure se c'erano indicazioni diverse tra loro per medici, infermieri e operatori sociosanitari.